si ritrovò completamente al verde, al punto che quel furgone arenato sulla spiaggia sembrò essere l'unico tetto disposto ad accoglierlo. Per molto tempo nessuno ricevette sue notizie. Marvin Gaye è dalla parte del soul. Latitudine Soul, protagonisti della cultura afroamericana. Scritte dalla penna di Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Ward. La regia è di Andrea Cacciagrano. Arenato tra i chicchi di quarzo, a pochi passi dalla riva, c'era un furgone di una panetteria abbandonato. I sedili erano stati per lo più divelti e la carrozzeria in parte corrosa dalla salsedine. A proteggerne l'ingresso, solo un telo di plastica opaco. Eppure, nessuno si sarebbe sognato di violarlo né di rimuoverlo. Nell'isola c'era un profondo rispetto per quel relitto. Questo non tanto per l'oggetto in sé, ma per chi lo aveva scelto come abitazione. Marvin Gaye. Well, I'd be doggone if I wouldn't work all day. Baby. And I'd be doggone if I wouldn't bring him my pay. Era esattamente tra quelle lamiere che insieme a suo figlio Frankie aveva trascorso gli ultimi mesi. Nessuna responsabilità, nessuna pressione, nessun impegno da mantenere. Viveva sulla spiaggia mangiando ananas e raccogliendo conchiglie per poi abbandonarsi alla luce polverosa dei tramonti dell'isola, stordito dal rum al cocco che gli regalava di tanto in tanto qualche ammiratore. Una fantasia di naufrago drammaticamente diventata realtà. Inizialmente quella pausa tropicale doveva servire a riconciliarlo con sua moglie Jen. Avevano preso un appartamento in affitto a Kowloon, dove si erano ritirati insieme ai loro due bambini, Nona e Frankie. L'aria dell'isola sembrò mitigare per un po' le ferite che la coppia si era inflitta, ma presto si rivelarono troppo profonde per rimarginarsi in così poco tempo. I due arrivarono persino a picchiarsi e minacciarsi con un coltello davanti ai bambini. Si separarono di nuovo. Marvin restò nell'isola con il piccolo Frankie e un mare di debiti. Una voragine di milioni di dollari che neppure la confisca del suo studio di registrazione e della sua abitazione era riuscito a colmare. I'm going to Chicago, that's the last place my baby stay. Yeah. Nessuno sembrava più disposto a fargli credito. Nemmeno la sua casa discografica, stanca di dargli anticipi per un disco atteso da oltre 2 anni. Si ritrovò completamente al verde, al punto che quel furgone arenato sulla spiaggia sembrò essere l'unico tetto disposto ad accoglierlo. Per
Per molto tempo nessuno ricevette sue notizie. Amici, creditori, agenti, discografici, agli occhi di tutti, Marvin Gaye e suo figlio sembravano essersi dissolti in qualche angolo remoto delle Hawaii. La prima ad avere notizie fu sua madre, ricevendo una telefonata. Marvin, ma dove sei? Ti stanno cercando ovunque. Sono esattamente dove non voglio che mi trovino. Hai ancora quei diamanti che ti ho regalato? Sì. Valgono molto. Raggiungimi e portali con te. Sei la mia unica speranza. La donna prese il primo volo atterrando all'aeroporto di Maui il pomeriggio seguente. Marvin le aveva dato come riferimento un albergo, esattamente di fronte alla spiaggia, dove si trovava il suo furgone. Non appena arrivò, incredula, riconobbe suo nipote intento a giocare sulla sabbia da solo. Il bambino, vedendola, le andò incontro correndo. «Babby, dov'è papà?» gli chiese la donna spaventata, prendendolo in braccio. Frankie le indicò il rottame a pochi metri dalla riva. Scostò lentamente il telo di plastica all'entrata e restò per un attimo incredula davanti a quell'immagine di suo figlio. Marvin era sdraiato su un materassino completamente nudo e privo di coscienza. I suoi capelli erano lunghi e radi e la barba gli saliva fin sopra le guance, rendendolo irriconoscibile. «Marvin! Marvin!» Dovette chiamarlo e scuoterlo più volte per svegliarlo da quel sonno innaturale in cui era precipitato. Lo aiutò a rivestirsi e per prima cosa andarono a cercare un banco dei pegni. I diamanti vennero valutati $3,000, neppure un terzo del loro valore, ma abbastanza per pagare qualche mese di affitto e garantire dei pasti completi al piccolo Frankie. La donna restò con loro qualche settimana. Sotto le sue cure, Marvin riacquistò peso e lucidità, riprendendo lentamente i contatti con il mondo reale. Telefonò al suo vecchio agente, rinnovandogli interesse per esibirsi in un tour europeo. Fortunatamente, sebbene la sua reputazione in America fosse estremamente compromessa, oltreoceano le disavventure della Soul Star non avevano avuto molto eco. I biglietti andarono esauriti in poco tempo e un cospicuo anticipo lo aiutò a tirare il fiato. Quel barlume di serenità ritrovata lo rimise al lavoro sull'album che aveva lasciato incompiuto, Love Man. Più riascoltava quel materiale, più si rendeva conto di quanto non lo rispecchiasse affatto. Love Man era morto per sempre insieme al suo matrimonio. Marvin non aveva più voglia di lottare e cantare per amore. Voleva tornare a scuotere le coscienze, come aveva fatto anni prima con What's Going On. Vivere così a contatto con la natura lo aveva sensibilizzato nuovamente sul tema dell'ecologia, soprattutto nei giorni in cui l'America aveva assistito al più grande incidente nucleare della sua storia. Quel fatto di cronaca era stata come una scintilla. Fece volare dagli Stati Uniti i suoi musicisti e cominciarono a registrare il nuovo materiale nel Sea West Recording Studio di Honolulu. Lavorò in maniera intensa fino alla sua partenza per Londra, dove era previsto l'inizio del tour. Gli avevano riservato una suite al Britannia Hotel di Grosvenor Square, a pochi passi dall'ambasciata americana. In assenza di un guardaroba adeguato,
si presentò in canottiera, sandali e bermuda, dando adito a quelle voci che erano trapelate sul suo vagabondaggio. Per fugare ogni dubbio, il suo agente fece arrivare un sarto che gli prese le misure, confezionando per lui una serie di completi elegantissimi. Subito dopo cominciarono le prove per lo spettacolo. Fu così che il 13 giugno 1980 Marvin arrivò alla Royal Albert Hall in una limousine nera, accolto da un bagno di folla. La trasformazione da vagabondo a ritrovata superstar era completata. Le cose andarono lisce fino all'ultima data, un concerto di beneficenza a cui avrebbe partecipato in veste di ospite d'onore la principessa Margaret, profonda ammiratrice di Marvin. I biglietti partivano dai $250 fino ad un massimo di 1000 per le poltronissime. Marvin cominciò a contrattare la sua presenza. Chiese $20,000 extra per esibirsi. Gli vennero accordati e si presentò con 4 ore di ritardo oltre la mezzanotte. Quando arrivò, la principessa, offesa per la mancanza di rispetto, era già andata via. Il pubblico, inferocito, prese a fischiarlo e dopo solo 20 minuti calò il sipario. Il giorno dopo, i quotidiani spazzarono via tutte le critiche positive raccolte fino in quel momento. Marvin Gaye snobba la nobiltà inglese. Perché mai un principe dovrebbe chiedere scusa a una principessa? Dichiarò alla stampa inferocita. Nei giorni che seguirono si rintanò nei nuovissimi Odyssey Studio londinesi per ultimare il processo di trasformazione del suo ultimo album. Da Love Man divenne In Our Lifetime. Fece ridisegnare persino la copertina. Due Marvin intenti a sfidarsi a scacchi seduti tra le nuvole. Trascorsero altri mesi, fino a quando la Motown, stanca di aspettare, si fece consegnare i nastri e pubblicò l'album senza il suo consenso, ultimando i frammenti incompiuti. Marvin andò su tutte le furie. Come hanno potuto farmi una cosa del genere? È come se qualcuno fosse andato da Picasso dicendogli: «Ehi amico, ci stai mettendo troppo con questi schizzi! Lo finiamo noi il tuo quadro! Mettiamo una gamba qui, un braccio lì! E se non ti piace, pazienza, abbiamo delle tempistiche da rispettare!» Non inciderò mai più un disco per la Motown. Marvin era di nuovo solo, ferito e privo di orgoglio, svuotato di qualsiasi sentimento al di fuori del suo dolore. Il suo esilio non era ancora finito.
treno del Soul questa sera si ferma qui, ripartirà domenica mattina alle 8.30 sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, continuate a seguirci, scaricate tutte le nostre storie, le trovate in podcast, e scrivete sulla nostra bacheca Facebook, saremo felici di rispondervi e interagire con voi. Oggi, per salutarvi, siamo andati a pescare nell'archivio Voodoo di Dr. John. Questa è la nostra versione di Gilded Splinters. Come, you may kill, come, come, walk on Gilded Splinters. Come, you may kill, come, come, walk on Gilded Splinters. Must be crazy. They can see the misfortune. Guess they just too lazy. I walk through the fire, fly through the smoke. I won't see my eyes.